io vorrei mostrarvi dove si trova la nostra Marta Manzo, perché accanto a lei c'è chi già sta provando a correre ai ripari. Marta! Sì, ciao Gabriella, buon pomeriggio. Esattamente, sono appena iniziate le lezioni di oggi di ginnastica dolce della WISP di Roma, l'Unione Italiana per lo Sport per Tutti. E come potete vedere alle mie spalle, un corso seguito da molte persone di grande età, quindi persone avanti con l'età, che stanno cominciando di nuovo a muoversi dopo le chiusure dell'ultimo anno. Un corso che si tiene all'aperto per ovvi motivi legati anche appunto alle distanze di sicurezza, le mascherine, e che però dà molto sollievo dopo tutto questo movimento che non c'è stato durante i vari lockdown. Il corso è tenuto da Martino Dalprà, che voi adesso vedete alle mie spalle, i movimenti li state probabilmente vedendo in diretta, e fa parte di una serie di lezioni che si tengono un paio di volte qui alla Villa De Santis a Tor Pignattara. Mi ha raggiunto Martino Dalprà, che stava tenendo la lezione di ginnastica dolce. Martino è insegnante e formatore dell'WISP Roma, l'avevamo detto, Unione Italiana Sport per Tutti, e la lezione che si sta tenendo alle mie spalle proseguirà dopo il nostro intervento. Martino, perché è importante tornare in presenza e all'aperto per queste persone? Buongiorno, fare l'attività all'aperto in questo momento intanto è essenziale per una questione di sicurezza, perché ci permette di fare la nostra attività distanziati senza il problema del contagio. In secondo luogo è utilissimo, diciamo, venire e fare la ginnastica insieme per sentirsi parte di una comunità, di un gruppo, per sentirsi insieme mentre ci si muove. Ginnastica dolce, stavamo dicendo, quindi sì, movimenti che sono alla fine alla portata di tutti. Assolutamente sì, questa è una delle nostre basi proprio metodologiche e anche, diciamo, dell'approccio generale di tutta l'associazione per cui lavoro. Ti non seguono a caso, molto. Unione Italiana Sport per Tutti. Le persone vedo che sono tante, quindi ti seguono molto in questo lavoro. Sì, sì. Nonostante tutte le difficoltà, possiamo dire che questo tipo di attività è così preziosa che comunque abbiamo questa soddisfazione di essere seguiti, di avere lezioni molto partecipate. E questo perché le persone sentono l'importanza di questa attività per la loro salute e per il loro benessere. Ci puoi mostrare alcuni dei movimenti che stavi facendo fare alle persone presenti? Certo, faremo qualche movimento molto molto semplice. Intanto la cosa importante è la posizione di partenza, mettersi bene comodi in piedi, appoggiare bene i piedi, metterli più o meno larghi come i fianchi, con il peso ben distribuito su tutte e due le gambe, quindi mettersi bene in piedi. Un movimento che spesso facciamo e che è anche molto utile per il benessere della schiena, per prepararsi a fare per esempio una bella camminata, è questo semplice piegamento delle ginocchia. Sentire bene come si piegano le ginocchia, farle leggermente scivolare in avanti. Seguiti poi da un movimento poi delle caviglie, sì, mi stavi spiegando. Poi, è anche molto utile sentire bene il movimento dei piedi e delle caviglie. Questo è uno dei movimenti più importanti che possiamo fare, che è il movimento che si fa anche nel camminare, la famosa rullata dal tallone alla punta. Facendo questo movimento è importante sentire tutte le articolazioni delle gambe, il ginocchio, l'anca, e anche come risponde la schiena. Dalla schiena in su, infatti, ci sono poi degli esercizi diversi. Un aspetto molto importante è anche la mobilità del bacino, un altro movimento semplicissimo, utilissimo per l'equilibrio, per la schiena, per tutte le funzionalità di movimento, è questo semplice cerchio con il bacino, che pure va fatto con le ginocchia leggermente piegate. Se possibile fate questo movimento muovendo bene tutta la schiena, solo la testa, provate a lasciarla un pochino più stabile. C'è poi il modo di appunto sviluppare un po' il movimento della colonna e degli scolli. Assolutamente. Un altro movimento importantissimo per la vita è guardare giù, guardare davanti e magari anche guardare su. E questo movimento lo possiamo fare con delicatezza solo con il collo o anche con tutta la schiena, coinvolgendo anche le ginocchia, tutta la colonna e il respiro. Questo semplice movimento coinvolge tutte le articolazioni delle gambe e ogni vertebra della nostra schiena. Da qui possiamo iniziare anche a sentire le spalle,
piano piano questi piccoli cerchi ci aiutano proprio a sentire il movimento delle spalle, delle scapole. E si può poi concludere con dei movimenti, con le braccia. Si può concludere anche muovendo le braccia. E a questo punto far partecipare anche le gambe, il bacino, la schiena al movimento delle braccia e delle spalle, che possiamo tenere piegate in questo modo, sentendo bene le scapole, la colonna, oppure anche distendere così, facendo un bel movimento generale di tutto il corpo, pure rimanendo sul posto, come se fosse una nuotata, un movimento che attraversa ogni articolazione del corpo. Questi movimenti sono molto semplici, però ci possono, aiutano, ci possono aiutare a sentirci meglio e anche magari prepararci a fare una bella camminata o fare qualche movimento all'aperto. Io ringrazio Martino Dal Pra per averci illustrato questi movimenti. Lo restituisco al gruppo dei signori qui alle mie spalle. Gabriella, ti restituisco la linea da Villa De Santis.